Siamo nel laboratorio di biotecnologie entomologiche. Noi studiamo gli insetti e studiamo quella che si chiama, viene definita la biomimetica, cioè studiamo la natura e nel caso specifico gli insetti, la loro anatomia, la loro morfologia, la loro fisiologia. E questo studio viene realizzato in maniera approfondita fino a livello molecolare. Quindi arriviamo a comprendere tutti i meccanismi che sono alla base dei processi vitali di questi animali e una volta che li abbiamo ben compresi, siamo in grado di imitarli per produrre molecole nuove e processi che servono a migliorare le tecnologie utili all'uomo. Oggi vi porteremo nel fantastico mondo degli insetti. Gli insetti sono una specie di organismi maggiormente presente sulla Terra. Infatti sono presenti circa 900.000 specie, la maggior parte delle quali non è stata neanche ancora ben caratterizzata. Se facessimo un piccolo gioco, e volessimo condensare, quindi raggruppare i 4 miliardi di anni della storia della Terra in un solo anno, ogni giorno di questo anno corrisponderebbe a 12 miliardi di anni e gli insetti sarebbero comparsi sulla Terra circa a metà novembre, mentre i mammiferi negli ultimi giorni di dicembre, mentre l'uomo addirittura tra le 16 e le 20 del 31 dicembre. Quindi gli insetti possono essere considerati quasi i primi colonizzatori della Terra. Gli insetti si chiamano così perché il loro corpo è diviso in tre parti che vengono definiti setti e sono il capo, il torace e l'addome. Gli insetti sono anche chiamati esapodi perché hanno all'interno del torace 6 zampe. Quindi, nel momento in cui trovate un qualcosa che vi sembra un insetto, ma ha più o meno di 6 zampe, non lo è assolutamente. Una caratteristica importante degli insetti è che ne sono, come abbiamo detto, numerosissimi. E perché sono così tanti? Perché sono stati in grado di colonizzare tutti gli ambienti presenti sulla Terra, passando quindi da ecosistemi molto caldi a ecosistemi molto freddi, ecosistemi terrestri, ma anche acquatici. E una cosa molto importante è che questa loro adattabilità ha consentito anche di nutrirsi di numerosissimi substrati. Ad esempio, alcuni insetti per sopravvivere si nutrono di altri insetti. E questo quindi, questa loro grande capacità di adattarsi ha consentito a queste specie di colonizzare tutto. E una cosa molto importante, come vedrete adesso, ci sono numerosissimi ordini, quindi numerose famiglie di insetti che sono altamente diversificate tra loro e con caratteristiche tutte specifiche. Tra gli insetti più belli e presenti sulla Terra troviamo i lepidotteri con le belle farfalle colorate che però possono anche essere pericolose per l'agricoltura. I coleotteri di diverse forme, dimensioni e colori che possono variare dal marrone scuro al verde blu elettrico. I rincoti di cui fa parte la cimice che sprigiona un odore puzzolente per attaccare gli antagonisti naturali. Dopodiché troviamo i ditteri con le mosche e la nostra mosca speciale Hermes illugens. Uno degli ordini più particolari sono gli ortotteri, che comprendono grilli e cavallette,
L'organo uditivo, ovvero le nostre orecchie, per i grilli è situato sulle zampe, mentre per le cavallette sull'urite, ovvero il nostro torso. Nel nostro laboratorio alleviamo una mosca speciale, la mosca soldato nera. Si parte dalle uova, diventa larva, vedete come si muove, è molto attiva. Si va per lo stadio prepupale, che si muove come la larva ma ha il colore della pupa, che è lo stadio successivo, immobile, e che sprigiona tutta l'energia per poi diventare una mosca vera e propria. Dalle larve, prima secche e poi tritate, otteniamo una farina ricca di proteine e grassi. Ma non è finita qui. Gli insetti possono essere anche consumati secchi, senza essere tritati, come ad esempio le larve della farina, oppure i più comuni grilli e cavallette. Nel nostro laboratorio, dalle larve di Hermetzil lucens, estraiamo i lipidi attraverso l'utilizzo del cloroformio. I grassi di Hermetzil lucens sono utilizzati per svariate applicazioni, tra cui la mangimistica dell'acquacultura, il biodiesel e la produzione di cosmetici, shampoo e saponi. Hermetzil lucens è una fonte innovativa e sostenibile di chitina, un biopolimero che, insieme ai suoi derivati, trova innumerevoli applicazioni in ambito agricolo, in ambito biomedicale e cosmetico, proprio perché la chitina e i suoi derivati hanno proprietà antimicrobiche, sono in grado di legare i metalli pesanti e favoriscono la penetrazione di sostanze funzionali all'interno di prodotti dell'agroalimentare, ma anche attraverso la pelle umana. Per estrarre la chitina noi partiamo in particolar modo da tre stadi del nostro insetto Hermetzil lucens: le larve, le subie delle pupe, che non sono nient'altro che l'involucro delle nostre pupe, prima che diventano adulti che sono anche il nostro materiale di partenza. L'insetto viene seccato, dopodiché viene polverizzato ed è pronto per l'estrazione. Un'estrazione che avviene attraverso un procedimento chimico che prevede una fase di demineralizzazione, una fase di deproteinizzazione e si conclude con una fase di decolorazione per ottenere un prodotto, la nostra chitina, un prodotto chiaro, prodotto che abbiamo dalle larve, dalle esuvie e dagli adulti. Dopodiché la chitina viene convertita nel suo derivato deacetilato attraverso una reazione di deacetilazione. La chitina è impiegata, trova moltissime applicazioni, in particolar modo anche in ambito cosmetico. Per via della sua scarsa insolubilità viene utilizzata nella forma di nanofibrille per veicolare principi attivi come acido ialuronico, per favorire la guarigione anche delle ferite, per levigare la pelle, idratare la pelle e aiuta anche per combattere l'invecchiamento cutaneo. Dalla chitina per trasformazione otteniamo il chitosano, che si presenta sempre come una polverina bianca se è stato decolorato. Il chitosano, a differenza della chitina, è solubile. È molto più solubile, quindi può essere usato come ingrediente di soluzioni o per la produzione di pellicole. Sia le pellicole che le soluzioni liquide possono essere usate per andare a conservare frutta, verdura principalmente, ma anche altri alimenti freschi, che hanno già dimostrato una loro efficacia nella conservazione di questi alimenti. Sono già state fatte delle prove, quindi aumentando queste concentrazioni di chitosano si ha un effetto positivo sulla conservabilità nel tempo di questi alimenti. Thank you.
Tra i prodotti che possiamo ottenere da Ermezia e Lucens troviamo le odorant binding proteins, che sono piccole proteine che mediano la percezione olfattiva dell'insetto. Noi le produciamo per via ricombinante, quindi tramite tecnologia del DNA ricombinante a partire dall'RNA. Una volta che le abbiamo prodotte, le purifichiamo tramite cromatografia e le otteniamo in maniera pura. Queste poi vengono utilizzate per applicazioni di tipo tecnologico, in particolar modo le utilizziamo per creare dei biosensori. Un biosensore è uno strumento altamente sensibile che ci permette di individuare dei composti organici volatili. In particolar modo abbiamo usato le odorant binding proteins di Ermezia e Lucens per creare dei biosensori in grado di percepire le sostanze tipiche della decomposizione degli alimenti. Le odorant binding protein, una volta purificate, sono state immobilizzate su supporti d'oro che sono stati inseriti in una cameretta collegata a un computer. Questo biosensore riesce a rilevare ogni composto organico proveniente dagli alimenti, indice di decomposizione, e ogni segnale è caratteristico per ogni odore. Quindi abbiamo sfruttato il processo di biomimetica, cioè ci siamo ispirati alla natura, in particolar modo all'etologia dell'insetto Ermezia e Lucens, per creare una tecnologia utilizzabile e spendibile in campo pratico, come per esempio il monitoraggio della degradazione degli alimenti. Sfruttando la tecnologia del DNA ricombinante, ci proponiamo di produrre i peptidi antimicrobici da utilizzare come alternativa ai convenzionali antibiotici presenti in commercio. A tal proposito, dalle larve di Ermezia e Lucens procediamo con l'estrazione dell'RNA che sarà utilizzato, dopo essere retrotrascritto a cDNA, come stampo per allestire una reazione di PCR che ci consentirà di amplificare una sequenza di DNA specifica codificante per un potenziale peptide antimicrobico. Tale sequenza così amplificata sarà clonata all'interno di un organismo ospite, che potrà essere una cellula batterica oppure una cellula di lievito, nel quale questa sequenza sarà prodotta in molteplici copie. Sequenza nucleotidica che all'interno della cellula ospite sarà trascritta e tradotta in una specifica sequenza aminoacidica, quindi sarà espressa tale sequenza aminoacidica in una proteina o in un piccolo peptide, quali i peptidi antimicrobici. Quindi si effettuerà, dopo aver analizzato, valutato, ottimizzato le condizioni di espressione dei peptidi antimicrobici all'interno della cellula ospite, tramite SDS Page, in cui analizziamo l'espressione appunto proteica all'interno dell'organismo ospite, si procede con la purificazione del peptide di interesse tramite corsa cromatografica, perché l'obiettivo sarà separare il peptide di interesse dalla grossa mole di proteine espressa all'interno della cellula. Quindi, effettuata una separazione cromatografica su colonna, si analizzeranno le frazioni eluite tramite SDS Page su un gel di acrilamide. I peptidi antimicrobici sono piccole molecole che giocano un ruolo fondamentale nella difesa contro batteri, funghi e virus. Studi più recenti hanno dimostrato come alcuni di essi esplichino anche un'azione antitumorale. I peptidi antimicrobici sono prodotti da tutti gli organismi viventi, ma è noto che la classe degli insetti rappresenti la fonte più ricca di tali molecole. A tal proposito, i nostri studi sono rivolti all'identificazione dei peptidi antimicrobici prodotti dall'insetto Ermezia e Lucens. A tal proposito, le larve di Ermezia, una volta raggiunto il quinto stadio di età, vengono infettate utilizzando apposite siringhe con dei batteri e lasciate a 25 gradi per 24 ore. Trascorse le 24 ore, l'emolinfa, che altro non è che il sangue degli insetti, viene raccolto per poi essere analizzato su un gel di poliacrilamide attraverso la tecnica dell'SDS Page.
Tale tecnica prevede l'utilizzo di un detergente, il sodio dodecil solfato, che circonda tutte le molecole presenti nel campione di cariche negative. In questo modo, applicando una corrente elettrica, tutte le proteine migreranno verso verso l'elettrodo positivo. A questo punto si avrà la separazione delle molecole in base alle loro dimensioni. Infatti, le molecole più grandi saranno localizzate nella zona più alta del gel, mentre quelle più piccole nella zona più bassa, che è appunto quella di nostro interesse, che contiene i peptidi antimicrobici. Parallelamente, per verificare la presenza di tali molecole, sul gel viene trasferito un terreno di coltura solido in presenza di batteri. La zona di nostro interesse, che viene definita alone di inibizione, sarà la zona in cui non saranno cresciuti batteri sul terreno di coltura, a dimostrazione dell'avvenuta espressione dei peptidi nelle larve in seguito all'infezione.